Eccoci qua, sono state e sono ancora ore cruciali per il ruolo che l'Italia giocherà all'interno dell'Europa, il che non è soltanto una questione teorica, di principio, ideologica, ma anche una questione pragmatica, perché a seconda del ruolo e delle condizioni in cui si trova l'Italia all'interno dell'Europa, questo impatta sulla possibilità di fare investimenti, sulle politiche del governo e dunque di conseguenza poi anche sulle tasche di ognuno di noi. A questo dedicheremo tra poco l'apertura del giornale per raccontarvi come è andata la due giorni all'Ecofin del neo ministro dell'economia Gualtieri, la sua prima volta da ministro, ma in realtà sentirete poi lui ha una lunga frequentazione di 5 anni in quanto presidente della Commissione Econ del Parlamento Europeo, proprio all'Ecofin. Vi dico subito che Gualtieri ha chiarito all'uscita della fine della riunione informale che è assolutamente contrario alla possibilità di fare una manovra restrittiva. Però c'è un però, perché l'Europa ha frenato invece su quella che era la revisione del cosiddetto e famigerato per alcuni versi patto di stabilità. Resta infatti la divisione all'interno dei paesi europei tra i cosiddetti rigoristi e i cosiddetti aperturisti, quelli che vorrebbero regole più flessibili. Però c'è un ma, perché Gualtieri ha anche lasciato aperto uno spiraglio molto importante. Ha detto che c'è una certa disponibilità da parte delle istituzioni europee a scorporare dal calcolo del deficit, e quindi questo ci riguarda molto da vicino, tutti quegli investimenti della cosiddetta green economy, cioè quegli investimenti ecosostenibili. Questo sarebbe un punto importante perché permetterebbe al governo di investire senza appunto andare ulteriormente in deficit, considerando il debito pubblico che grava sulle casse dello Stato. Sentiremo poi anche che al centro di questa nuova politica europea italiana c'è anche un altro punto fondamentale, l'ho ribadito il Presidente del Consiglio Conte, ed è l'annosa questione del rilancio del Sud. Conte ha annunciato proprio oggi l'avvio di un piano straordinario che poi dice dovrà diventare strutturale proprio per rilanciare l'economia ma anche le infrastrutture e i trasporti nella parte meridionale del Paese. Tutti i punti del Governo che di fatto dopo la chiusura delle nomine dei sottosegretari e dei viceministri comincia davvero a entrare nel vivo del suo programma. Forse però vedremo questo nei prossimi mesi con dei numeri di gruppi legati ai gruppi parlamentari un po' diversi, perché proprio la partita delle nomine dei sottosegretari ha riaperto all'interno del Partito Democratico una frattura che era in parte sopita, cioè la possibilità di una scissione, di uno scisma all'interno del PD, di quella corrente legata all'ex segretario Matteo Renzi che ha molto protestato per l'assenza di nomine di rappresentanti della regione toscana. Ve lo avevamo annunciato già ieri all'interno del telegiornale, sentirete oggi come è evoluta questa questione e questa vicenda. Poi ci occuperemo naturalmente anche dell'Ocean Viking, della nave con a bordo 82 migranti che sono stati soccorsi. L'Italia ha conferito alla nave un porto sicuro che è Lampedusa, dove appunto sono attesi i migranti che verranno però ripartiti in diversi paesi europei, ma anche su questo sentirete che c'è stata una forte polemica soprattutto tra l'ex ministro degli interni Salvini e il capo delegazione del Partito Democratico Franceschini. E poi dall'estero ci occuperemo di una notizia che sembra molto peregrina, molto lontana da noi, ma che in realtà ci riguarda da vicino: il bombardamento del più grande centro petrolifero di raffinazione in Arabia Saudita, avvenuto attraverso dei droni ed è stato rivendicato da parte yemenita. Sentirete appunto che cosa significa questo. Intanto tra 30 secondi sentiamo insieme i titoli. Non faremo una manovra restrittiva, è ottimista il ministro dell'economia Gualtieri che all'Ecofin di Helsinki ha puntualizzato che il governo italiano agirà nel rispetto delle regole che permettono appunto anche il pieno uso della flessibilità. Prematuro invece parlare in questa fase di revisione del patto di stabilità. Il Premier Conte mira a portare gli investimenti verdi fuori dal deficit e poi annuncia l'esecutivo al lavoro su un piano di rilancio del Mezzogiorno che sarà parte integrante del patto con l'Europa proposto ieri a Bruxelles. Di Maio intanto respinge l'ipotesi di alleanze territoriali con il PD in vista delle prossime elezioni regionali. Il tema al momento, dice, non è all'ordine del giorno. E per contrastare l'alleanza di governo tra PD e 5 Stelle, Salvini punta sul referendum che cambi la legge elettorale e la renda totalmente maggioritaria, come quella per i sindaci.
In questo modo chi vince governa, chi perde fa opposizione, avverte il leader del Carroccio all'assemblea degli amministratori locali della Lega. Il quesito è già pronto, dice, l'obiettivo è ottenere 5 milioni di firme. Gli 82 migranti a bordo della nave Ocean Viking saranno accolti nell'hotspot di Lampedusa. Il governo ha concesso il porto sicuro e trasborderà le persone dalla nave dopo aver trovato l'accordo sulla ripartizione con gli altri paesi dell'Unione Europea. Francia e Germania disposte ad accoglierne la metà. Salvini però attacca comunque. Ecco i porti aperti, dice, senza limiti. Il Movimento 5 Stelle spinge per togliere le concessioni ad autostrade e adesso anche i DEM aprono a questa possibilità, almeno per quanto riguarda il tratto genovese. Intanto, dopo i report sui viadotti, Ispea ha disposto la sospensione immediata dall'incarico di 4 dipendenti e per lunedì è convocato il CDA di autostrade. I Benetton si dicono pronti ad agire, soprattutto per salvaguardare la credibilità. Buonasera, ben trovati. Già si era capito ieri dalle prime parole pronunciate al suo arrivo dal neo ministro dell'economia Gualtieri all'Ecofin di Helsinki che era cambiato il passo dei rapporti tra l'Italia e l'Europa e le istituzioni europee, quelle che controllano, come è ben noto, i conti del nostro paese. E oggi, a chiusura della 2 giorni, seppure riunione informale, sentirete tra poco che quello che ha fatto intendere e capire il ministro Gualtieri è che, seppure non verranno cambiate le regole del patto di stabilità, perché questo è un percorso molto lungo, complesso e difficile che si potrà avviare ma che sicuramente non ha tempi stretti, quello che ha fatto intendere è che c'è una apertura, una possibilità, una disponibilità da parte delle istituzioni ad essere più elastici, soprattutto per quel che riguarda gli investimenti cosiddetti green, verdi, perché l'ecosostenibilità degli investimenti è proprio uno dei punti cruciali del programma della nuova Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. Nella sua prima missione in Europa in veste di Ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri lancia ai colleghi un primo messaggio importante. Ho detto che una manovra restrittiva sarebbe in questa fase controproducente. In altre parole, flessibilità, sempre ovviamente all'interno delle regole, precisa Gualtieri, perché la discussione per allargare i paletti in Commissione europea c'è, ma è prematuro, come ha ribadito lo stesso Valdis Dombrovskis, vicepresidente della nuova Commissione con poteri da supervisore all'interno del settore economico. Per le flessibilità specifiche, ha detto, ci vuole un esame approfondito, valuteremo la situazione dell'Italia. L'atmosfera comunque distesa sembra, Gualtieri incassa anche la disponibilità di Dombrovskis a discutere sulla Golden Rule, una regola che permette di scorporare dal bilancio gli investimenti per favorire spese legate alle grandi priorità europee, prima fra tutte la lotta al cambiamento climatico, che la stessa Presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha messo fra le priorità. Prematuro invece è stato parlare di revisione di patto di stabilità, il processo è lungo e ci vuole prudenza già espressa dall'omologo francese Le Maire. C'è tempo per i ministri delle finanze riuniti a Helsinki anche per dare manforte alle decisioni prese 2 giorni fa da Mario Draghi, che hanno creato più di qualche malumore fra i cosiddetti falchi del nord. Basti fra tutte la foto apparsa sulla Bild ieri. Lo stesso Gualtieri esprime apprezzamento per quel pacchetto di stimoli monetari annunciato dalla BCE, che però da solo non può bastare per contrastare la recessione. Sarebbe opportuno che a livello europeo si rispondesse a questa peggiorata, questo rallentamento dell'economia con una posizione aggregata di bilancio più espansiva. Il riferimento è a paesi che hanno spazio di bilancio come la Germania e che non vogliono investire i surplus e metterli sul mercato per rimettere in moto occupazione, crescita, salari. Il tempo per scrivere la legge di bilancio per il 2020 non è molto, ma chi gli chiede se ci sarà la riduzione delle tasse, Gualtieri risponde che qui siamo per parlare dell'Italia in Europa, perché con lui ora soprattutto cambia l'impostazione. C'è l'Italia che decide insieme all'Europa, non più l'Europa che decide, e l'Italia che deve negoziare le sue posizioni. Un messaggio chiaro di discontinuità con il governo precedente.
Poi diciamo la verità, facta lex inventa fraus, insomma fatta la legge ho trovato l'inganno, questo escamotage degli investimenti verdi è una linea che è stata portata avanti naturalmente di comune accordo anche con il Presidente del Consiglio Conte, che proprio su questo ha colto l'indicazione venuta dalla Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen. Ma sono altri anche i punti su cui il Presidente del Consiglio vuole insistere nei prossimi mesi. E al centro di questi punti c'è il rilancio, annoso problema e secolare problema del Sud. Investimenti sulla green economy fuori dal calcolo del deficit, taglio delle tasse per imprese e famiglie a reddito medio-basso, un patto con l'Europa che metta il mezzogiorno al centro dell'agenda politica, con investimenti straordinari sulle infrastrutture a partire dall'alta velocità. Alla sua seconda volta da premier, all'inaugurazione della Fiera del Levante, Giuseppe Conte disegna prospettive nuove per l'Italia dovute al cambio di maggioranza nel governo. Un clima cambiato nei nostri confronti che ho potuto verificare nella mia recente visita a Bruxelles, dice il Presidente del Consiglio, e anche i mercati con l'abbassamento dello spread scommettono sulla capacità dell'Italia di recuperare il treno della crescita. Il nostro paese infatti gode di un prezioso capitale di fiducia che, se sarà speso al meglio, produrrà effetti benefici nel breve, nel medio e nel lungo periodo. Mentre il Premier prova a spargere ottimismo, la sua maggioranza è ancora impegnata ad assorbire i contraccolpi del completamento della squadra di governo con viceministri e sottosegretari, che ha lasciato sul campo polemiche e accuse. Le più accese dalle parti del PD, dove l'ala renziana, pur rappresentata nel nuovo esecutivo, lamenta l'esclusione dei toscani da ogni casella di governo e parla di rappresaglia nei confronti dell'ex Premier. Dall'altra parte il sospetto è che la polemica sia funzionale a quella scissione evocata da tempo e che potrebbe concretizzarsi tra poco più di un mese alla Leopolda convocata da Renzi dal 18 al 20 ottobre. Zingaretti di scissione non vuol sentir parlare, un tormentone basato sul nulla assicura, mentre il suo vice Andrea Orlando taglia corto. Io credo che il PD dovrebbe discutere di come affrontare i problemi del paese governando, non di come e se dividersi. Goffredo Bettini, uno dei principali sponsor del segretario PD, non ne fa un dramma. Preferirei restassero, ma se a un certo punto i renziani decidessero di tentare un loro movimento autonomo, non griderei allo scandalo. In un'intervista al Corriere della Sera, Bettini, tra i primi a benedire la nuova maggioranza di governo, invita ad andare avanti sulla strada dell'alleanza tra PD e 5 Stelle. Devono dialogare, superare le reciproche pregiudiziali, mischiare i loro rispettivi elettorati. Non sarà semplice, ovviamente, ma solo allargando il campo democratico si può sfidare Salvini. Ma il capo politico del movimento è netto. Non è oggi all'ordine del giorno né la parola alleanza e né il concetto che nelle regioni si possano fare coalizioni col Partito Democratico per sostenere un candidato del movimento o del PD. Dall'altra parte naturalmente si stanno organizzando le opposizioni, cercando di fare fronte comune, cioè Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega. Ma non è cosa facile, ricorderete che i giorni del voto da fiducia a questo nuovo governo, al Conte bis, Forza Italia per esempio ha scelto di non scendere in piazza insieme a Lega e Fratelli d'Italia. Il fronte comune però deve essere fatto soprattutto in vista nei prossimi mesi dei tanti appuntamenti regionali, delle elezioni amministrative che ci saranno. Oggi c'è stata la riunione a Pontida degli amministratori della Lega e dei seguaci della Lega, ma c'è stato anche un importante faccia a faccia tra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini, e su un punto sembrano aver trovato una certa convergenza, quello di rivedere la legge elettorale e nella versione di cambiare, di cancellare la quota proporzionale del Rosatellum, perché a avviso di Salvini questa sarebbe una legge pro inciucio, cioè perché permette accordi dopo il voto, dopo appunto il risultato elettorale. Per questo Salvini ha chiesto aiuto ai suoi presidenti di regione. È dopo 3 ore di assemblea con gli amministratori della Lega che Salvini chiama i suoi governatori da una parte nella sala e spiega: dovete fare presto, prima della fine di settembre almeno 5 consigli regionali devono approvare la proposta di un referendum per abrogare la quota proporzionale nella legge elettorale. Facciamo l'esatto contrario di quello che stanno preparando a Roma. Legge elettorale maggioritaria come per i sindaci: chi prende un voto in più, chi prende un parlamentare in più, governa per 5 anni. E per 5 anni nessuno gli rompe le scatole. Poi,
fosse per me, io eleggerei anche il Presidente della Repubblica col voto diretto dei cittadini e del popolo italiano. Mi sono ispirato ai referendum di Pannella, avremo un maggioritario puro, basterà ridisegnare i collegi, dice in Bermuda Calderoli, che fra Porcellum e Devolution da decenni si occupa di architetture costituzionali. Il traditore Conte vuole l'inciucio del proporzionale per governare a vita, ma ha finito, avverte Salvini, che dice di non temere un eventuale accordo elettorale fra PD e 5 Stelle. Qualcuno in Lega è preoccupato, io vi dico che spero che lo facciano, questo accordo ovunque. Perché contribuisce alla chiarezza. E io a voi e a loro dico non mollo. Andiamo avanti. Questi durano poco. Questi durano poco. Con Berlusconi è tornato a intendersi. Non sarà amore. L'amore è per i miei figli, dice, ma alla manifestazione di Roma di ottobre, prima delle regionali in Umbria, Salvini ha invitato anche lui, insieme a Giorgia Meloni, che oggi rilancia l'alleanza di centrodestra sui temi del maggioritario e del presidenzialismo. E a Milano stamattina c'era anche Toti. Ovviamente il centrodestra, abbiamo parlato di centrodestra, guardiamo oltre, osiamo, sogniamo, pensiamo, coinvolgiamo. Non è il momento di chiudere, è il momento di aprire. La fase delle recriminazioni e dello slogan poltronari, ripetuto come un disco rotto, sembra chiusa. I giornali scrivono che l'indice di gradimento di Salvini è in ripresa. La campagna elettorale è la cosa che gli riesce meglio e domattina c'è Pontida. Di cui naturalmente vi daremo conto, è del tutto evidente che, come si diceva nel servizio, l'articolo 75 della Costituzione prevede di convocare il referendum attraverso i 5 presidenti di regione. Poi è anche altrettanto evidente che se dovesse passare questo referendum ci dovrà essere poi il vaglio costituzionale dell'eventuale nuova legge elettorale, perché la parte proporzionale andrà poi redistribuita secondo un criterio maggioritario. Ma insomma non bisogna correre troppo perché il tempo ancora è da venire. C'è un'altra questione però di cui ci dobbiamo occupare, che peraltro è stata materia ed è ancora materia di campagna elettorale, è la gestione delle politiche migratorie, con una svolta importante, perché il governo italiano oggi ha dato l'autorizzazione allo sbarco, al porto sicuro, alla nave Ocean Viking, con la differenza che questa autorizzazione è stata data perché è stato trovato un accordo con i paesi europei per la redistribuzione dei migranti, ma questo non ha impedito, naturalmente lo sentiremo più avanti, uno scontro politico su questa vicenda. Intanto sentiamo la cronaca. L'annuncio arriva di buon mattino e a bordo della Ocean Viking viene accolto così. L'Italia ha assegnato un porto sicuro agli 82 migranti a bordo della nave ONG ormai da 6 giorni. Sbarcheranno a Lampedusa, ma la nave di SOS Mediterranee e Medici Senza Frontiere non entrerà nel porto dell'isola siciliana. Saranno le motovedette di Guardia di Finanza e Guardia Costiera a portarli in tarda serata sulla terraferma dopo il trasbordo. Una decisione presa, secondo le fonti ufficiali del Viminale, per evitare disagi e limitazioni all'operatività del porto e del vicino aeroporto dell'isola. Ma con ogni probabilità si è voluto anche evitare di fornire un'immagine, quella dell'approdo della nave ONG in un porto italiano, che si sarebbe prestata a una scontata speculazione politica. In ogni caso la scelta ha provocato la reazione stizzita del sindaco di Lampedusa. Per Salvatore Martello la nave era ormai più vicina a Porto Empedocle e alle coste della Sicilia e in pratica è stata fatta tornare indietro. La nostra isola non può essere la soluzione a tutti i problemi, mi ha dichiarato il primo cittadino di Lampedusa, che ha concluso così: accoglienti sì, cretini no. I migranti comunque saranno subito trasferiti da Lampedusa alla Sicilia e poi redistribuiti nei paesi dell'Unione in base all'accordo preso ieri sera in sede europea. Le persone a bordo della Ocean Viking andranno in Francia e Germania, che accoglieranno ognuna il 25% dei migranti. L'Italia ne dovrebbe prendere una decina, il resto dovrebbe essere suddiviso tra gli altri cosiddetti paesi volenterosi. Un passo avanti verso la creazione di quel meccanismo temporaneo di ripartizione a cui lavora la Commissione europea e sul quale confida il nuovo governo Conte per gestire gli arrivi delle navi umanitarie. L'assegnazione del porto sicuro per Medici Senza Frontiere è il segno della svolta e la prima prova del cambio di passo del nuovo governo, in concerto con l'Unione Europea. E subito dopo il trasbordo dei migranti, scrivono i responsabili dell'ONG con base in Francia, torneremo nella zona di ricerca e soccorso di fronte alle coste libiche, perché la gente continua a morire in quelle acque dove non ci sono navi di soccorso.
Era del tutto prevedibile che su questa vicenda, su questo cambio di passo di cui si parlava nel servizio, si è innestata subito una polemica politica. Dell'immigrazione, dei porti chiusi, Salvini ha fatto il suo cavallo di battaglia e così tutta la Lega, e quindi ha censurato con parole molto forti la decisione del governo Conte bis di aprire e di concedere un porto sicuro alla Ocean Viking. Ma gli è stato risposto dal capodelegazione del Partito Democratico. Fine della propaganda di Salvini sulla pelle dei disperati in mare, tornano la politica e le buone relazioni internazionali. Il tweet di Franceschini, rilanciato da Zingaretti, segna quella che il PD vorrebbe fosse una svolta sui migranti. Agevolata, spiegano proprio i Dem, dalle sponde europee che in questo caso hanno condiviso la redistribuzione degli stranieri che approderanno in Italia. Ma Salvini non si fa sfuggire l'occasione per attaccare su quello che è stato il suo principale terreno di gioco nel governo precedente. Questi sono matti, questo sbarco, dice l'ex ministro dell'interno, è la resa di Conte all'Europa. Evidentemente ha promesso che l'Italia tornasse ad essere un campo profughi, quindi l'appello ai sindaci leghisti a dire no alla redistribuzione dei migranti. Salvini è consapevole che la linea dura sia stata un punto forte nella conquista di consenso e va all'attacco, al punto che l'ex alleato Di Maio corregge la rotta dei nuovi compagni di viaggio Dem. Credo ci sia stato un grande equivoco. Con l'assegnazione di un porto sicuro alle Ocean Viking è avvenuta solo perché l'Europa ha aderito alla nostra richiesta di prendere gran parte dei migranti che erano a bordo. Lavorerò sui rimpatri perché chi non può stare qui deve tornare indietro e chi può stare qui sta in Europa e non in Italia. Ma il PD ha fretta di archiviare la fase muscolare targata a Salvini, sebbene guardi al futuro con sfumature diverse. Bene così, twitta Renzi, ma adesso un grande piano Marshall per l'Africa. Più cooperazione, più investimenti. Mentre il ministro delle infrastrutture, Paola De Micheli, parla di cambio radicale di prospettiva. Si possono affrontare le emergenze in maniera più umana, governando però la situazione. Il presidente del Parlamento europeo, il Dem Sassoli, rilancia. Non bisogna rinunciare all'umanità, ma codificare la solidarietà. La richiesta all'Europa, insomma, è di condividere i migranti. Linea che convince anche la terza anima della maggioranza, quella più a sinistra con l'EU. Così si svuota la propaganda della Lega, dice Fornaro, e Fratoianni rilancia. Fuori da una politica inutilmente cattiva nei confronti dei più deboli, le cose si risolvono rapidamente e senza problemi. A proposito di Paolo De Micheli, neo ministro alle infrastrutture e ai trasporti, c'è un argomento che è di sua competenza che è molto delicato, è quello della revoca alle concessioni autostrade sulla nostra rete, sulla rete italiana. Su questo sembrava molto difficile trovare un compromesso tra i due soci di governo, cioè Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. Invece le posizioni si stanno avvicinando, forse anche a causa o a merito, vedete, decidete voi, dei report sulle indagini, nel crollo del Ponte Morandi, da cui sono emersi particolari raccapriccianti di dossier volutamente falsificati per motivi di interesse finanziario ed economico, tanto che gli stessi Benetton sono intervenuti a censurare quei comportamenti e hanno annunciato immediati provvedimenti. Nel patto di governo tra il PD e il Movimento 5 Stelle, sulla questione tanto cara ai grillini, la revoca delle concessioni autostradali ai Benetton, c'era scritto revisione, invece dopo gli sviluppi della seconda inchiesta della Procura di Genova sul tentativo di ammorbidire i controlli ai viadotti, successiva al crollo del Ponte Morandi, Luigi Di Maio incassa un'apertura dal PD. Mi fa piacere che anche nel PD non sia più un tabù, ho letto stamattina che non è più un tabù la revoca delle concessioni autostradali. Bene, questo è un ulteriore passo che permette a questo governo di essere più forte ancora. Su appoggio PD alla revoca concessioni, non è escluso che a far cambiare rotta possano essere state le notizie sull'inchiesta diffuse ieri sulla manutenzione di alcuni viadotti. Tre tecnici di Spea e Autostrade sono stati arrestati ai domiciliari. Tra dirigenti e funzionari ci sono in tutto 9 indagati, con accuse pesanti. Secondo i magistrati avrebbero falsificato i report sulla sicurezza di alcuni viadotti. Oggi per la prima volta Benetton, in una nota, ha preso una posizione netta. Il gruppo
dopo il crollo del titolo Atlantia di ieri in borsa, ha assicurato che prenderà senza esitazione tutte le iniziative doverose per la salvaguardia, la credibilità e il buon nome dei suoi azionisti e delle aziende controllate e partecipate. Il Consiglio di amministrazione di Spea, riunitosi d'urgenza, ha sospeso i dipendenti coinvolti. Anche Aspi, ovvero Autostrade, ha deciso di sospendere i suoi dipendenti indagati, convocato per lunedì un CDA straordinario. Intanto dalle nuove carte dell'inchiesta, 108 pagine, emergono alcuni passaggi delle conversazioni tra i soggetti indagati, dalle quali, secondo i magistrati genovesi, emergerebbe che la logica che guida le scelte, indirizza i comportamenti di chi opera in Aspi e Spea è quella strettamente commerciale, che prevale sulla finalità di garantire la sicurezza delle infrastrutture in spregio all'affidamento di un pubblico servizio. Nelle ambientali, tecnici e funzionari coinvolti parlavano di spendere il meno possibile, di ridurre al massimo i costi delle manutenzioni e ancora di come i viadotti presi in esame necessitavano di interventi strutturali solo nella sostanza ma non nella forma, perché ci sarebbe stato un aumento dei costi. Nel caso del Ponte Paolillo a Bari, due ispettori di Spea parlavano di come impacchettare la relazione da consegnare agli ispettori del Ministero dei Trasporti. Aspi in serata ha online sul proprio sito tutti i documenti e le informazioni sulla sicurezza dei due viadotti, Pecetti e Paolillo, con le comunicazioni al Ministero delle Infrastrutture. Mentre secondo indiscrezioni sul tema concessioni si starebbe studiando l'ipotesi di una revoca parziale che riguarda l'autostrada 10, quella del Ponte Morandi. Adesso ci dobbiamo occupare di una notizia che sembra molto distante da noi, ma che in realtà dal punto di vista geopolitico è davvero una bomba per quanto riguarda gli equilibri, soprattutto nella zona del Golfo. Sono stati bombardati due impianti petroliferi, peraltro i più grandi del mondo, sauditi dai ribelli Houthi, cioè dello Yemen, che sono alleati dell'Iran. Sembra una questione molto complicata, in realtà è una questione che riguarda tutti molto da vicino, perché riguarda la fornitura di petrolio. I ribelli yemeniti Houthi hanno puntato nuovamente al cuore degli affari sauditi gli impianti petroliferi. 10 droni, anche se secondo Riyadh erano solamente 2, hanno attaccato i siti di Abqaib e Quraysh appartenenti al gigante nazionale Aramco. La zona è stata immediatamente sigillata dai vigili del fuoco e resa inavvicinabile, quindi non è chiaro sapere se ci siano state vittime, ma le fiamme e il fumo sono stati filmati a lungo anche da Dahran, sede principale dell'azienda. Abqaib, che il più grande impianto di lavorazione del petrolio della Aramco. I ribelli yemeniti questa volta hanno colpito duramente. A quantificare il danno ci ha pensato il Wall Street Journal, secondo il quale la perdita si aggirerebbe attorno alla metà della produzione giornaliera saudita, circa 5 milioni di barili al giorno. Quello di oggi è stato il terzo attacco con i droni agli impianti di gas e petrolio messo a segno dai ribelli yemeniti. Era già accaduto ad agosto e a maggio. Un ulteriore pericoloso salto di qualità nella guerra tra Yemen e Arabia Saudita, un conflitto che coinvolge potenze regionali e non solo, e che vede schierati dalla parte degli Houthi sciiti i correligionari iraniani, che sarebbero i fornitori principali di armi e droni, e gli Hezbollah libanesi. Le potenze sunnite del Golfo sono invece accorse a sostenere l'intervento voluto dal principe Mohammed bin Salman. La guerra in Yemen ha ucciso finora decine di migliaia di persone, oltre 20 milioni dipendono invece dagli aiuti umanitari. Tutto è cominciato 5 anni fa con la rivolta degli Houthi sciiti contro il presidente Hadi, che poi è fuggito in Arabia Saudita. Nel conflitto sono intervenuti la penisola arabica e poi l'Egitto e il Sudan, che sostengono l'intervento saudita. Inoltre, dalla parte del principe ereditario ci sono anche gli Stati Uniti, il Canada, la Francia e la Gran Bretagna. Solo da poco tempo, e grazie alle proteste internazionali, alcuni paesi hanno deciso di sospendere la vendita di armi all'Arabia Saudita, che le utilizza anche contro i civili. Decisione che il nostro paese, uno dei principali fornitori, non ha ancora preso. Però non è chiara l'entità del danno in Arabia Saudita, ma questo sicuramente avrà un impatto sul prezzo delle materie prime del greggio e dunque appunto riguarderà le tasche di tutti noi. C'è un'altra notizia però importante dall'estero che devo darvi, perché Hamza Bin Laden, il figlio, uno dei figli di Osama Bin Laden, è stato ucciso dagli Stati Uniti in un'operazione antiterrorismo tra Afghanistan e Pakistan lo scorso 31 luglio. Il sospetto, il rumor c'era già stato, ma oggi è stata confermata questa notizia da fonti della Casa Bianca. Hamza era considerato l'erede di Osama e la sua uccisione, hanno spiegato gli americani, priva il gruppo terroristico di Al-Qaeda di uno dei leader, appunto va a indebolire la capacità del gruppo operativa del gruppo terrorista. Hamza infatti era responsabile della gestione di diverse sigle affiliate alla rete del terrore create da suo padre Osama.
Adesso vediamo insieme le immagini del maltempo devastante che ha colpito il sud della Spagna, provocando 6 vittime e migliaia di sfollati. Immagini davvero impressionanti. A inondazione compiuta, dopo 6 morti, migliaia di evacuati e i temporali che lasciano la costa per spostarsi verso l'interno, il premier spagnolo Pedro Sánchez arriva a sorvolare l'area, il sud-est del paese e parte dell'Andalusia. Da Valencia ad Albacete, ad Alicante, a Murcia e ad Almeria, record di precipitazioni. La pioggia violentissima, giovedì sono caduti quasi 230 litri d'acqua per metro quadrato, ha flagellato città, paesi, terreni agricoli, facendo straripare i fiumi e abbattendo alberi e costruzioni, uccidendo persone rimaste intrappolate in macchina nei sottopassaggi o trascinate via dalle correnti. Nella sola Orihuela, vicino Alicante, ci sono 3.500 evacuati, strade chiuse a centinaia, chiusi anche l'aeroporto di Murcia e naturalmente le scuole. Nella regione di Valencia sono rimasti a casa quasi 700.000 studenti. Nel piccolo centro di Redoan, tutti gli 8.000 abitanti sono impegnati a svuotare dal fango le loro case, aiutati dai soccorritori giorno e notte. Il Ministero della Difesa ha messo in campo 1.200 militari con oltre 300 mezzi. Uomini e donne delle forze di sicurezza sono 1.800, uno spiegamento senza precedenti. Pedro Sánchez ha garantito interventi rapidi e risolutivi. Come ho già detto ai sindaci della regione di Murcia, il governo spagnolo sta offrendo ogni tipo di risorsa umana e materiale per sostenere le popolazioni in crisi, finché ogni problema non sarà risolto. Dopo di noi ospiti questa sera di Lilli Gruber 8:30 sono Annalisa Cuzzocrea, Domenico De Masi e Jacopo Jacoboni. Noi ci fermiamo qualche istante. Ecco, ci stavo controllando ma non ci sono ulteriori aggiornamenti da darvi. Vi lascio dunque a 8:30 Lilli Gruber e i suoi ospiti. Grazie per l'attenzione, buona serata.